Un caldo sole autunnale accompagna gli isolani sul teatro di battaglia del Nazareth. Un derby è sempre un derby, stavolta anche qualcosa in più. È la gara di chi è rimasto a casa per volere di chi sta su, ai piani alti. È la gara degli ex sorani, una colonia passata al bianco-rosso dopo aver atteso invano la chiamata di Massimiliano Farris. È la gara delle cugine sempre in lotta, smaniose di primeggiare, che però in settimana si erano schierate su un fronte comune sfidando i pregiudizi delle autorità, portando sugli spalti i ragazzoni del Tomei. Abbiamo detto, un derby è sempre un derby e allora il fischio del direttore di gara è blackout e guerra aperta. Grossi lascia in panchina Jukic e Kaira, dentro Caligiuri accanto a Basilico e Giglio in attacco. Farris recupera Masi dal primo minuto, Sciba e Mucciarelli si accomodano in panchina. Pronti via, le prime quattro occasioni sono quattro tentativi riusciti. Cresce lo spettacolo, al secondo minuto Giglio in profondità, serve Scardala che prova a spostarla col tacco. La deviazione però sorprende Agostini e finisce in rete. 6 minuti e arriva il raddoppio. Giannone perde palla a centrocampo, Giglio serve in verticale Caligiuri, l'attaccante guadagna metri e incrocia alla destra di Agostini. Reazione immediata del Sora che al 17esimo accorcia con Masi, deviazione decisiva sul calcio di punizione di Rocco Giannone. Al 20esimo è parità, Masi da mattatore si traveste da assist man, palla ad eludere la posizione di Zeppa, si inserisce Mastro Mattei e la infila alle spalle di un Caldaroni non inappuntabile. Calano i ritmi nella seconda parte del parziale, allora voliamo nella ripresa perché il copione non accenna a cambiare, si va avanti a suon di gol. Masi dentro per Taverna, terzo minuto sul cronometro, Dovidio premia il movimento di Ciaramelletti, vede lo specchio l'esterno sorano e trafigge Caldaroni per il 3-2 bianconero. Al 13esimo è ancora parità, Giglio entra nella lista dei marcatori e lo fa con questa torsione splendida sulla battuta del calcio di punizione di Pozziello. Palla nell'angolino, niente da fare per Agostini. Provano ad accorciare i reparti le due formazioni. La stanchezza però arriva, Giglio abbandona per crampi e lascia il posto al grande ritorno di Gianmarco Kaira, riabbracciato dagli spalti del Nazareth. Farris manda nella mischia Sisalli e Zaccaro. È l'isola Liri però a prendere campo, viene fuori la cattiveria agonistica dei ragazzi di Grossi. Si lotta su tutti i palloni e il Sora lascia l'iniziativa alla cugina, chiudendosi troppo nella propria tre quarti. Il 4-3 arriva nel primo minuto di recupero, calcio di punizione di Franzese deviato al limite da Petrarca. Perfetto l'inserimento di Pozziello che stoppa e calcia regalando ai tifosi la gioia più grande. Petrarca espulso nel finale tra le file dell'isola Liri, si ripristina allora la parità numerica dopo il rosso per doppio giallo di Dovidio. Il derby si chiude sui festeggiamenti della squadra sotto la Nord e quelli, scommettiamo, andranno avanti ancora per un bel po'.